Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Nel video di oggi cominciamo a fare sul serio per quello che riguarda il fantacalcio. Ci andiamo infatti a vedere i migliori portieri per la nostra Fanta Rosa. Lo vediamo subito dopo la sigla. Benissimo, allora, prima di cominciare ti ricordo che sono aperte le iscrizioni al Fantacalcio di Stats for Bets. È tutto completamente gratuito, si vincono premi tutte le settimane e soprattutto si vince un super premio alla fine del Fantacalcio, quindi mi raccomando, iscriviti, trovi il link sotto nella descrizione e ci divertiamo insieme. Andiamo a vedere questi portieri. Ovviamente ti ricordo anche il mio libretto Super Asta Fantacalcio, che non parla dei giocatori. Dei giocatori ne parliamo in questi video, in quelli che faremo prossimamente quando analizzeremo i difensori, i centrocampisti e quant'altro. Super Asta Fantacalcio parla invece della strategia di gestione del budget. Io che sono un appassionato di statistiche, Excel e calcoli di questo tipo, ho ripreso tutti i calcoli che avevo fatto in metodo Stats for Bets. Metodo Stats for Bets è il libro di betting più venduto in Italia. Ho ripreso alcuni di quei calcoli e li ho messi all'interno di un foglio Excel che analizzasse il budget del Fantacalcio. Ne è venuto fuori un lavoro secondo me discreto, interessante. L'anno scorso per la prima volta l'ho provato nella lega con i miei amici, una lega in cui l'iscrizione è medio alta perché investiamo 100 euro a testa di iscrizione, e sono arrivato secondo, quindi magari è stata fortuna, però insomma, potrebbe essere interessante. Il foglio Excel è in regalo insieme al libro, quindi se volete fare un'asta puntando più sulla strategia del budget che non solo sull'andare a prendere Cristiano Ronaldo, vi consiglio di cercarlo su Amazon e di leggerlo. Comunque, abbiamo detto i portieri. La situazione dei portieri, per quello che posso pensare io, è la seguente. Probabilmente il miglior portiere da prendere è uno tra Handanovic e Szczęsny. La Juventus sembra destinata a fare una stagione epocale, quindi credo che il portiere della Juventus non sarà mai una scelta sbagliata. È vero che andato via Buffon, ma Szczęsny alla Roma era un super portiere e quindi mi piace molto. Allo stesso tempo mi piace molto anche Handanovic, perché ovviamente lui è un super portiere. L'Inter si è rinforzata non poco, Spalletti cura molto molto la fase difensiva, quindi Szczęsny è insidiato da Handanovic per il ruolo del miglior portiere, quantomeno sulla carta. Subito sotto abbiamo il trittico del portiere della Roma, il portiere del Milan, anche se io non ho capito, il portiere del Milan è Donnarumma o Reina il titolare? Qui già si crea un piccolo possibile imbarazzo. E poi il portiere del Napoli. Allora, in particolar modo il portiere del Napoli, Meret, è un portiere strano, nel senso che ne parlano tutti veramente veramente bene, sembra un predestinato. Già ad Udine già con la SPAL veniva frenato da un infortunio, ma comunque sembra veramente un portiere predestinato. Però il Napoli per ora non lo so, a me
fase difensiva sono sempre gli stessi, c'è Isai, Albiol, sì, sicuramente c'è Koulibaly che è un grande difensore, però io lo vedo un pochino indietro rispetto a sicuramente a quello di Juventus e Inter. Forse per come Di Francesco cura la parte difensiva potrebbe essere anche un pochino indietro rispetto al portiere della Roma. Difficile dirlo, diciamo che sono il terzo e quarto miglior portiere, probabilmente si alterneranno nel corso della stagione, in alcuni momenti sarà migliore il portiere della Roma, in altri sarà migliore quello del Napoli. Però io, se dovessi fare una classifica, per il momento direi Juventus, Inter, Roma come portieri, Napoli e Milan. Questa incognita del Milan tra Donnarumma e Reina in chiave fantacalcio è molto pesante, perché comunque non si può spendere tanto per prendere Reina e poi magari gioca Donnarumma. Allo stesso tempo non si può puntare tutto su Donnarumma, poi magari gioca Reina, e quindi si potrebbe rischiare di, per prendere tutti e due, di pagarli di più di quanto pagheresti invece per prendere solo Andanovic, per fare un esempio. Ancora un pochino più sotto c'è poi il portiere della Lazio. A me non mi ha mai entusiasmato Stragoscia, anche se l'anno scorso, devo dire, ha fatto in alcuni punti della stagione veramente miracoli, anche se poi, per esempio, contro lo Strasburgo in Europa è stato lui che li ha mandati fuori con delle papere clamorose. Quindi Stragoscia è un portiere un po' così, grandi interventi, grandi papere, ci può stare al fantacalcio se uno non vuole spendere come per un top player. I top player secondo me sono in questo caso solamente due, quindi Szczęsny e Handanovic. Per tutti gli altri ci deve essere una spesa ponderata, dipende ovviamente da quanto è il budget delle vostre leghe. Su una lega da 500 crediti, per capirci, io supererei i 25 crediti solamente per Handanovic o Szczęsny. Tutti gli altri secondo me hanno un valore che deve rimanere un pochino sotto la soglia dei 20, magari il portiere della Roma Olsen sarà pagato 18, però non andrei a pagare 31, per farvi capire. Quindi questo è l'analisi sui singoli giocatori. Poi c'è un'altra strategia che si può seguire, una strategia che per esempio ho seguito lo scorso anno, ed è quella di non prendere un portiere forte ma puntare su due portieri medi. In questo caso, sicuramente nell'arco della stagione qualche volta l'ho pagata questa cosa, perché l'anno scorso avevo Perin del Genova e Consigli del Sassuolo, quindi a livello di portieri sicuramente due ottimi giocatori, tra i migliori in Italia, però con due squadre che subiscono parecchio, quindi e nonostante tutto, comunque vi ripeto, sono arrivato secondo, perché la strategia prevede proprio di pagare poco i portieri e avere più crediti da spendere in avanti. Per farvi capire, questi due portieri io li avrò pagati intorno ai 12-13 crediti, non di più, probabilmente forse di meno, perché mi sa che Consigli l'avevo preso addirittura a 4 crediti e Perin a 6, quindi avevo speso 10 per i portieri. Mentre il portiere della Roma, Allison, era stato pagato 18, Buffon era stato pagato 22, quant'altro. Quindi l'ho pagati esattamente la metà. Sicuramente c'è il rischio che prendano più gol, però in questo caso ci aiuta tantissimo la griglia dei portieri. Che cos'è la griglia dei portieri? La griglia dei portieri, che se non erro è stata inventata da Fantagazzetta,
bel po' di anni fa, sostanzialmente che cosa fa? Prende le squadre, tutte le squadre, e confronta l'accoppiata migliore di portieri da prendere per averne sempre in casa uno che si spera vada un po' meglio. L'esempio perfetto è quello dei derby, no? Prendo il portiere del Genoa e il portiere della Sampdoria, sono certo matematicamente che un portiere mi giocherà sempre in casa e un portiere mi giocherà sempre in trasferta, quindi tendenzialmente vado a scegliere il portiere che gioca in casa perché in teoria in casa dovrebbe prendere meno gol. Poi in realtà per me l'anno scorso era esattamente l'opposto, Perin fuori casa non subiva mai gol e li subiva in casa, quindi una volta che ho capito che l'andamento era quello, ogni volta che Perin, che il Genoa giocava fuori casa, io mettevo Perin e regolarmente mi trovavo di fronte o a un clean sheet o addirittura comunque a partite in cui prendeva dei grandi voti e o non subiva gol o ne subiva solo uno, perché il Genoa in trasferta era veramente molto coperto e faticavano a segnarli. Quindi questa griglia dei portieri ci indica tutti gli incroci delle squadre in cui ce n'è una che sicuramente gioca in casa e una che sicuramente gioca in trasferta. Abbiamo detto i derby, è ovvio, prendere le partite che giocano le squadre che giocano il derby ci darà sempre un portiere in casa e non trasferta. Il problema dei derby qual è? Che se tanto il derby di Genova riusciamo a prendere i due portieri non spendendo tantissimo, perché non sono due top player, già prendere il portiere della Juventus e il portiere del Torino diventa molto dispendioso, perché il portiere della Juventus probabilmente è il più pagato o sarà uno dei più pagati, quindi metterci sopra altri crediti per prendere quello del Torino non ha molto senso. Questa strategia ha senso quando volete puntare sui portieri delle medio piccole. Vediamo quali sono i migliori accoppiamenti. Allora, uno che ci segnala la griglia per esempio è quello del portiere del Chievo insieme a quello del portiere del Cagliari. Addirittura questi due portieri è come se fossero un derby, perché per tutte e 38 le giornate di campionato uno sarà in casa e l'altro sarà in trasferta e viceversa. Quindi Cagliari e Chievo sono una accoppiata perfetta per la griglia dei portieri, però bisogna anche tener conto che sono Cagliari e Chievo, quindi due squadre che subiranno un botto di gol, perciò non ve li consiglio, però è uno di quelli da tenere sott'occhio. Vediamo se ci sono altri casi al di fuori dei derby che danno questa totale combinazione. Allora c'è il Parma e la SPAL. Anche in questo caso purtroppo due squadre non fortissime, però la SPAL non subiva tantissimo, quindi potrebbe essere un'idea già il portiere del Parma e della SPAL. Vediamo un po' di portieri, diciamo che si abbassa questa soglia, quindi non avremo 38 giornate su 38 questa alternanza perfetta, ma magari lo avremo in, vediamo un po', in 34 giornate. Quindi comunque buono, siamo coperti. Il portiere dell'Inter col portiere del Sassuolo, già questa potrebbe essere interessante, perché spendo un po' di soldi per Andanovic e poi mi prendo una riserva a poco che mi dà la sicurezza che quando Andanovic gioca fuori casa io ho il portiere in casa. Potrebbe essere un'idea, però cerchiamo di spendere ancora di meno e allora andiamo a vedere una abbinamento, questo molto interessante, perché c'è il portiere dell'Atalanta e il portiere dell'Udinese. Questi due portieri si alternano in casa trasferta nella maniera corretta per 30 volte, quindi solo 8 partite rimaniamo scoperti. Questo è un ottimo abbinamento, anche perché cominciano a essere due squadre non proprio scarse, quindi da media classifica Atalanta-Udinese potrebbe essere un buon abbinamento. Vediamo chi altro ci abbiamo detto. Allora, il Cagliari lo saltiamo.
partiamo, perché comunque è una squadra un pochino più scarsa. Vediamo la Fiorentina con chi ce l'offre. Allora, con la Fiorentina è ottimo l'incastro col Genoa. Portiere della Fiorentina, portiere del Genoa si alternano per 34 giornate. Veramente mi sembra un'ottima soluzione. Poi che altro ci abbiamo? Allora, qua il Genoa, cioè il Genoa oltre alla Fiorentina ha questa stessa situazione anche con il Bologna, che non è male. Ovviamente c'è la Sampdoria, il Genoa-Sampdoria è uno degli incastri migliori. Allora, poi vediamo un po' la Lazio. Allora, la Lazio si incastra per 34 volte con il Frosinone. Frosinone non è proprio la miglior difesa, e per 30 volte con la SPAL, quindi non malvagio l'abbinamento Lazio contro SPAL, Lazio e SPAL, i due portieri. Il Milan, vabbè, qui purtroppo si va a spendere tanto, perché ci sarebbe il portiere del Milan e il portiere della Roma che si alternano per 30 volte, però sicuramente qui la spesa comincia a diventare molto alta, quindi non ha molto senso. Napoli e Sampdoria per 34 volte, anche questa è molto buona, però anche questa immagino che sia molto dispendiosa. Vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. La Roma no, perché tutti gli incastri della Roma sono piuttosto alti. C'è il Napoli con cui si incastra 26 volte, ma al di là che il fatto che 26 volte sono poche, sarebbe molto dispendioso prendere tutti e due i portieri. Sampdoria con l'Empoli 34 volte, questa non è male, perché alla fine l'Empoli non penso che venga a prendere uno sfracello di gol in Serie A, quindi Sampdoria-Empoli, se uno non riesce a fare Sampdoria-Genoa, potrebbe essere un'alternativa Sampdoria-Empoli, oppure se prendete tre portieri potrebbe essere Sampdoria-Genoa-Empoli, così in base alla partita più difficile scegliete il portiere in casa, sarebbe anche questa un'ottima strategia. Sassuolo abbiamo detto con l'Inter. La SPAL si incastra perfettamente con il Parma, però il livello è un po' basso. Il Torino è interessante, insieme al portiere del Genoa, anche portiere Genoa, portiere Torino, è un ottimo incastro. 26 volte, quindi si rimane un po' scoperti. A quel punto si potrebbe scegliere il portiere che si abbina bene con il Genoa, con il Torino, da spendere poco. Per esempio c'è Torino e Udinese, anche in questo caso un buon incastro, Torino e Udinese per 34 volte, no, non è niente male, ci si mette vicino anche il portiere del Genoa a 26, quindi si fa Torino, Udinese e Genoa, tutti e tre i portieri ci danno una buona alternanza. Chiudiamo vedendo l'Udinese. Allora, l'Udinese si incastra bene, avevamo detto, con l'Atalanta e, come abbiamo appena visto, con il Torino. Udinese, anche il trittico Udinese, Torino, Atalanta non è male, non dovreste spendere più di tanto per fare un trittico del genere. Qui la strategia la fa da padrone, nel senso, sicuramente uno prende il portiere della Juve e mette sempre quello, non ci pensa più, però bisogna vedere quanti compagni, anzi nemici di Fantacalcio, quanto sono agguerriti durante l'asta. Magari c'è il giocatore juventino che vuole a tutti i costi il portiere della Juventus, allora voi potete giocare un po' sul fatto che sapete che tanto lui lo vorrà a tutti i costi, glielo alzate, gli fate spendere un po' di soldi e poi magari ripiegate su un incastro come questo che fa Atalanta e Udinese, spendete molto meno e comunque avete due buoni portieri. Benissimo, per questo video è davvero tutto, mi raccomando lascia un like se ti è piaciuto, aiutami a farlo vedere agli amici che pensi riterranno utili queste informazioni e ci vediamo in un prossimo video.
in cui analizzeremo i difensori. Mi raccomando, iscriviti al Fantacalcio di Stats for Bets e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!